Aspetta, posso chiedere qualcosa sulla... Vedi che sono l'unico, eh? Roberto Mancini. Maria Fabris, per esempio. Come di Sassuolo. 11 come rivista 11. Rivista 11 è particolare. Per finire la serata scopriremo chi è questa laurea. Marco Aloi, Lega Basket. Vorrei imparare a memoria il book. Molto personale. Anche per i maestri. Problema di conoscere. Demetrio ha detto. Fenucci, posso rubarle 2 minuti? No, scappo, scusa, devo tornare a Bologna. Almeno saluto l'avvocato, eh. Chissà se sei tu Davide Marossi. Sì, sono io. Ah, ciao. Piacere. Sempre riconosco il personaggio. Paolo, perché poi dobbiamo liberarlo, che deve andare sul palco a premiare. Ma allora siamo qui appunto per la gala del calcio, che è tornato in presenza il calciatore insieme alla società di Demetrio Albertini. C'è tanto Milan sul palco questa sera. Appena ricevuto il premio Stefano Pioli come miglior allenatore, siamo anche nella serata in cui dall'altra parte si parla di pallone d'oro e si pensa anche a quanto manca un italiano che possa competere per il pallone d'oro. Una domanda abbastanza difficile, eh? È proprio complicata. Cioè, diciamo che è vero. Internazionale, questo è il suo massimo.
Ciao. Ciao. Sei tu in, sei tu in persona. Un po' di cose. Dall'est, dalla Spagna. Mi fai la tua storia adesso? So che non vai. E so che sei una. Già prima. Giorgia accende gli scarichi. Quando dovevi correre sulla fascia Padova, eh? Ciao Angelo, ciao. No, diciamo che è niente difficile. L'interpretazione oggi del centrocampista è diversa da quella che abbiamo fatto in realtà. Cioè, che è stato aperto gli spostamenti, magari forte, a volte però. Che tante volte si parla di tonali.